Oggi parleremo di acquisti online. I metodi di pagamento sono il contrassegno, il bonifico, le carte prepagate, le carte di credito e i portafogli elettronici. Contrassegno è un metodo sicuramente tradizionale, il bonifico è un metodo anch'esso tradizionale, carte di credito e carte prepagate sicuramente sono un metodo veloce per fare un acquisto online, il portafogli elettronici è un metodo innovativo. Non è tanto ovviamente il metodo di pagamento che dà maggior sicurezza alla nostra transazione, ma è anche alcuni accorgimenti che possiamo fare noi compratori quando ci dedichiamo all'acquisto. Sicuramente verificare che sia un sito che abbia delle recensioni da altri utenti e verificare anche che i nostri dispositivi, PC o smartphone, siano privi da virus che magari potrebbero rubare i dati nel momento in cui stiamo facendo l'acquisto. Anche nei negozi dovremo stare attenti nella digitazione del PIN, che nessuno ci guardi, o nell'apporre la firma, come la carta di credito. Tenere sempre d'occhio la nostra carta, che non venga, diciamo, nascosta da parte del venditore. Sarà poi il venditore, nel caso della carta di credito, verificare l'identità dell'acquirente. Per rafforzare questi metodi si è cercato anche di attivare il servizio contactless per pagamenti fino a 25 euro, diciamo, possiamo tenerci comodamente la carta in mano, non consegnarla a nessuno.